circolo ha fatto richiesta di accesso civico per vedere quali impianti fossero previsti nel nono municipio. La politica, neanche un mese fa, Da questo dichiarava. punto di vista io chiedo non al commissario, ma al sindaco Roberto Gualtieri, un tavolo interassessorile intorno al quale si discuta non in termini sociologici, non in termini narrativi, ma in termini di scelte amministrative, si discuta della rigenerazione di Santa Palomba. Altro che riqualificazione di Santa Palomba, ecco cosa abbiamo scoperto. Un impianto di trattamento anaerobico di rifiuti non pericolosi, un impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi di 80.000 tonnellate e un impianto di recupero rifiuti speciali e non si sa ancora da quante tonnellate. Avviso spetta al municipio, che è quello di consentire a questa comunità, che non è solo Santa Palomba, il municipio diciamo è più vasto, ma comprende anche Santa Palomba, di essere attore del monitoraggio continuo dell'impatto del termovalorizzatore sul territorio, anche di Santa Palomba.